Francesco Bertelli dell'Associazione Agende Rossi di Grosseto e Michele Iacovello, che è il coordinatore delle cliniche mobili di Emergency. Introduco brevemente la serata e poi passo subito la parola ai relatori, però permettetemi davvero pochi minuti per dire alcune cose che ritengo importanti e anche per presentare un po' il festival che abbiamo messo in piedi. Io da 15 anni sono un volontario di Emergency, però stasera, lo diceva Michele che ci conosciamo, stasera non sono in veste Emergency, sono soltanto una persona che insieme a Francesco ci siamo incontrati e abbiamo pensato a un festival che abbiamo chiamato così Festival Resistente, forse esagerando un po', e poi contattando l'ANPI e l'amministrazione comunale abbiamo provato a realizzare. Fuori avete visto c'è il manifesto di questa iniziativa, di questa manifestazione che è cominciata ieri l'altro e si concluderà il 25. Ringraziamo l'ANPI ovviamente e ringraziamo l'amministrazione comunale per il sostegno. Qual è il senso di questa 5 giorni, di questo festival resistente, di questo primo festival resistente follonichese? È un senso un po' particolare, perché non volevamo, Francesco ci siamo confrontati tanto, e non volevamo dare un taglio eccessivamente celebrativo, eccessivamente nostalgico, ma partendo dai valori che animarono coloro che hanno combattuto i nazifascisti durante la guerra partigiana, ci siamo chiesti come oggi quei valori possono essere attuati, dove sono le nuove resistenze oggi. Infatti il sottotitolo dell'intera manifestazione è La resistenza quotidiana nel terzo millennio. Quindi abbiamo organizzato una mostra che potete vedere aperta fino al 25 aprile al Casello Idraulico, dove ci sono 5 personaggi che rappresentano un po' degli esempi importanti da stimolo per tutti noi, che sono Peppino Impastato, Mauro Rostagno, Falcone, Borsellino e Ilaria Alpi. Ieri ovviamente abbiamo anche dedicato la giornata alla memoria in senso classico, quindi abbiamo fatto una presentazione di un libro che si intitola Bandito, alla presenza di un partigiano, uno dei pochi partigiani rimasti ancora. Ormai la storia, per questioni anagrafiche, stiamo consegnando un po' la memoria alla quella vera, viva, alla storia. E ieri sera proprio qui abbiamo proiettato il bellissimo film di Giorgio Diritti, L'uomo che verrà, dedicato alla strage di Marzabotto. Molto commovente, struggente. Continuiamo oggi, continueremo il 24 alla Sala Tirreno con un convegno che si intitola Resistenza e lavoro a 3 anni dalla chiusura dell'Alto Forno di Piombino. Il 24 saranno 3 anni esatti che è chiuso l'Alto Forno di Piombino, con tutto ciò che, con tutte le conseguenze che ne sono scaturite per l'intero territorio, non soltanto per Folloni, per Piombino. E concluderemo poi con le celebrazioni ufficiali e un bel concerto il 25. Il senso era questo. La giornata di oggi, Emergency e Ingroia, che c'entrano con la resistenza? Beh, c'entrano molto. Se parliamo di nuove forme di resistenza, sono due aspetti di un impegno sociale importante. Il dottor Ingroia, lo conoscete, da anni si occupa di temi importanti che sono la lotta alla criminalità organizzata in tutte le sue declinazioni e sfaccettature. Emergency, nello specifico, non si occupa di questo, ma attraverso quello che è il progetto Italia tocca un po' alcuni temi. Michele ce lo racconterà in modo dettagliato, perché Emergency, sapete che dal 2006 ha iniziato un lavoro anche in Italia facendo quello che sa fare, sanità. Emergency cura le persone, non fa nulla di più e nulla di meno. Però lavorando in Italia, lavorando nei ghetti, lavorando nelle periferie, lavorando nelle aree più degradate, incrocia alcuni temi che sono temi su cui Ingroia ha lavorato per anni, dal caporalato
alla mafia. Prima parlavamo di tutta una serie di temi importanti come la prostituzione. Vedo Cristina qui che potrebbe dopo raccontarci delle cose, visto che è un'infermiera e certi argomenti a Rosata a Foggia li ha toccati con mano. Per cui sono due aspetti emergency e il lavoro di Azione Civile di Ingroia, due aspetti delle nuove forme di resistenza. Concludo dicendo una cosa. Qualcuno è un piccolo sassolino dalla scarpa che mi tolgo. Qualcuno ha un po' polemizzato sul taglio che è stato dato a questo festival, perché ovviamente i duri e puri si aspettano sempre che le celebrazioni della resistenza abbiano delle caratteristiche, sempre quelle, e non hanno ben accettato un taglio diverso. Siamo nel 2017, nessuno rinnega niente, ma io sono felice, contento con Francesco, con l'AMPI, con l'amministrazione comunale, di aver contribuito a realizzare una serie di iniziative che, partendo da valori passati, parlino di oggi, perché dobbiamo guardare ad oggi e a domani. Il passato è importante, ma solo come strumento per l'oggi. Grazie mille e passo la parola, io direi così, se siete d'accordo, Michele di Emergency parlerà per una ventina di minuti, il tempo necessario a 20-25 minuti, e poi Francesco Bertelli introdurrà nello specifico Ingroia. Dopo, se volete, il microfono è qui, tutte le domande che vorrete fare siamo a disposizione. Grazie mille. Buonasera a tutti, grazie mille a Massimo per l'introduzione. Come diceva Massimo, Emergency lavora anche in Italia. La prima domanda che ci fanno in genere è perché Emergency lavora in Italia, visto che dal 1994 lavorate nelle zone di guerra per le vittime civili e non delle guerre nel mondo, per le vittime delle mine antiuomo. Come mai in Italia? In Italia non c'è guerra. Sì, è vero, in Italia non c'è la guerra. Però in Italia sempre più gente, e le statistiche del Censis ce lo dicono, 11 milioni di persone, hanno dovuto rinunciare lo scorso anno a curarsi. Questo è un dato di fatto. 11 milioni rinunciano, c'è chi rinuncia totalmente ad accedere alle cure mediche, o chi in famiglia è costretto a decidere quale membro della famiglia deve curarsi in quel momento e quando. Emergency ha cominciato a lavorare in Italia nel 2006, come diceva Massimo, aprendo una prima struttura fissa, un ambulatorio fisso a Palermo. In quegli anni il nostro target di riferimento era principalmente il migrante, allora non se ne parlava ancora così tanto, però era il migrante presente nelle nostre città senza permesso di soggiorno, quindi senza possibilità di poter essere iscritto regolarmente al sistema sanitario nazionale, e che ovviamente non aveva gli strumenti per potersi curare. Quindi la nostra idea era, e è stata quella, di fornire a queste persone un primo accesso al sistema sanitario nazionale per poter curare il singolo, ma in un'ottica di cura collettiva delle persone, perché questo secondo me è un aspetto che in sanità non va assolutamente tralasciato. Curare l'individuo significa curare anche la collettività. Nel 2010 abbiamo aperto una seconda struttura a Marghera, nell'area industriale di Venezia. Perché Marghera, da nord a sud? Perché ovviamente Marghera, l'area industriale di Venezia, quindi Porto Marghera, in quegli anni viveva un periodo di crisi dovuta alla chiusura di tante fabbriche, quindi perdita del lavoro, quindi sempre più italiani che avevano tra le tante difficoltà anche quelle di curarsi e poter accedere in particolare ad alcune visite specialistiche, alcune cure che in Italia sono comunque ad oggi ancora a pagamento. Mi viene da pensare a parte delle ginecologiche o alle visite odontoiatriche. Nel 2011 abbiamo attivato due cliniche mobili, all'epoca erano due, adesso sono diventate tre, con l'obiettivo di seguire una particolare categoria di migranti in Italia, particolarmente vulnerabile, ovvero i lavoratori stagionali, quindi quei migranti che periodicamente si spostano di regione in regione seguendo la raccolta
dei prodotti agricoli, per cui negli anni, continuiamo a farlo ancora oggi, abbiamo seguito il loro percorso dalla Puglia alla Calabria, alla Sicilia, alla Campania, alla Basilicata. Nel seguire questo percorso ci siamo poi resi conto di quanto alcune aree, in particolare del Sud Italia, ma perché sono quelle che noi di fatto abbiamo avuto modo di conoscere in maniera diretta, vivono in condizioni di marginalità e di degrado. Per cui le cliniche mobili sono state per noi, diciamo, un'antenna sul territorio, degli strumenti che ci hanno consentito di conoscere non solo il reale bisogno sanitario, ma anche le difficoltà sociali delle persone che vivono determinate aree, motivo per cui abbiamo switchato dalla mobile alla fissa in alcune aree. Scusate, mi viene in mente Castel Volturno, dove abbiamo cominciato nel 2013 con una clinica mobile, perché Castel Volturno rappresentava un po' l'hub di riferimento dei migranti che si spostano nelle varie stagioni di raccolta. Ogni fine stagione di raccolta si finiscono in estate, si finisce di raccogliere i pomodori, i migranti passano a Castel Volturno, che è un'area che favorisce, diciamo, la vita in una condizione di illegalità o comunque di nero in generale. Da lì si riparte poi per Rosarno, finita la stagione a Rosarno si torna a Castel Volturno, si parte per la Basilicata piuttosto che per la Sicilia per la raccolta delle patate durante il periodo della primavera. Quindi a Castel Volturno ci siamo resi conto in realtà che oltre ad un fenomeno di migrazione stagionale c'era un fenomeno stanziale di migrazione. Ci sono comunità molto grandi di migranti, e quando dico grandi intendo 20.000-23.000 persone presenti su quel territorio. Consideriamo che Castel Volturno ufficialmente ha una popolazione di circa 22.000 persone iscritte all'anagrafe, di queste 22.000, 8.000 migranti più o meno sono regolarmente iscritti all'anagrafe. In realtà il bacino d'utenza su quel territorio è vastissimo, perché appunto è un territorio che favorisce condizioni di illegalità, partendo dall'affitto degli appartamenti o dalle costruzioni abusive o dalle baraccopoli, per cui è chiaro che il bacino d'utenza è molto più ampio. Quindi parliamo di una comunità migrante fatta di 22-23.000 persone su quel territorio. Stesso ragionamento abbiamo fatto a Polistena nel 2014, quando dopo due stagioni di raccolta dei prodotti agrumicoli, quindi particolarmente concentrati nel periodo invernale, ci siamo resi conto di come in quell'area, nella piana di Gioia Tauro, vivono comunità stanziali che sono principalmente europee. Sono quelli che noi continuiamo a definire neocomunitari, quindi cittadini rumeni, bulgari, che ormai sono entrati nella comunità europea dal 2007, però per alcuni particolari meccanismi di non reciprocità, ecco, tra i vari stati europei, non riescono ad avere gli stessi diritti di accesso al sistema sanitario che abbiamo noi cittadini italiani. Quindi a Polistena nel 2014 abbiamo attivato un ambulatorio fisso, grazie alla collaborazione con Libera. Libera ha ottenuto un bene confiscato all'Andrina locale in una piazza particolare, quindi la piazza che ospitava la famiglia che controllava non solo Polistena ma anche le campagne circostanti. Abbiamo ottenuto un piano di questo palazzo confiscato e ne abbiamo fatto un ambulatorio. Chiaramente questo palazzo è diventato un po' per la piana di Gioia Tauro, non so per chi la conosce, insomma, chi ha avuto modo di conoscerla, è una zona molto vasta, fatta di tanti paesini attaccati l'uno con l'altro, rappresenta questa piazza e questo palazzo in particolare rappresenta un po' il simbolo della riscossa di Polistena e di tutta la zona, perché appunto si sta cercando di creare un polo culturale e dare soprattutto alla popolazione locale delle alternative. Io prima parlavo con Massimo proprio di alternative, adesso divago un po', sto sempre nei 20 minuti ma divago un po'. Nel vedere la mostra sono rimasto particolarmente stupito da alcuni disegni dei bambini che rappresentano la mafia come il bullismo, negli atti di bullismo. C'erano in particolare un disegno di un bambino con una fionda, rappresentava la mafia. Quella era la sua rappresentazione di mafia.
parlando con Massimo, dicevo sì, è bellissimo questo sentimento di questi bambini, cioè quello che riescono ad esprimere i bambini. È pure vero che sono bambini di Follonica, ovvero di una comunità bella, cioè di una comunità sana, quindi bambini che crescono nel bello e nel sano, differentemente di altre aree geografiche dove il bambino è costretto a vivere nel brutto. Secondo me questo, cioè le future generazioni, il destino delle future generazioni è anche una questione di estetica, questo lo dico io personalmente, cioè se cresci nel brutto è difficile poi uscire fuori da queste condizioni di vita, e quindi dall'altro lato è facile entrare in meccanismi di malavita, di sfruttamento, di degrado e quant'altro. Ritornando a Emergency, scusate la parentesi, nel 2014 abbiamo attivato questo ambulatorio fisso a Polistena. Ad oggi Emergency lavora in 8 regioni d'Italia, da nord a sud, Sardegna compresa, con 13 progetti. Da Milano, a Milano abbiamo attivato una clinica mobile nelle aree periferiche, proprio perché ci siamo resi conto che appunto nelle nostre città vivono delle sacche di marginalità importanti che non sono costituite soltanto dai migranti comunitari o extracomunitari, ma anche di italiani che realmente hanno difficoltà amministrative, soprattutto nell'accesso alle cure. Venezia, Castelvolturno, appunto Napoli, la Sardegna, Sassari. A Latina abbiamo attivato di recente un progetto per i lavoratori stagionali, in particolar modo per la comunità Sikh indiana, che è molto forte a Latina, anche lì in tutta l'area dell'Agropontino vertono più o meno 25.000 cittadini indiani che vivono in Italia da 15-20 anni e nonostante questo continuano a vivere in condizioni di assoluta marginalità e di lontananza soprattutto dai servizi, sia lontananza fisica sia di conoscenza di quali sono i loro diritti di accesso a servizi che non sono solo servizi sanitari ma sono anche servizi sociali. E siamo particolarmente attivi in Sicilia, purtroppo nell'area degli sbarchi. Abbiamo diversi progetti nei porti principali di sbarco, ad Augusta e Pozzallo, e in alcuni centri di prima accoglienza sempre nell'area sud-orientale della Sicilia, nel Siracusano, e alcuni centri di accoglienza, gestiamo alcuni centri di accoglienza anche nella provincia di Agrigento. Quindi diciamo stiamo vivendo in prima persona tutto questo movimento di migratori che si spostano dalle coste africane e arrivano in Italia. Nell'anno scorso tra l'altro abbiamo partecipato alle operazioni di Search and Rescue con un'altra ONG maltese, a bordo della nave di un'altra ONG maltese, operazioni di soccorso e ricerca e soccorso che ultimamente stanno, appunto, come sapete, sono al centro di numerose polemiche. Secondo me nel campo delle migrazioni una riflessione va fatta, e io lo sto dicendo, cioè noi lo diciamo spesso, perché l'attenzione generale dei media in particolare è concentrata sulla ricerca in mare, sugli sbarchi, arrivano 150.000 persone, l'altro weekend sono arrivate 8.500 persone, grandi numeri che ci vengono dati, a parte che appunto i numeri poi vanno visti nella realtà che la parola più diffusa è invasione, malattie, i numeri li conosciamo. Se in un paese come l'Italia arrivano 150.000 persone e noi abbiamo 8.000 comuni, con una semplice operazione capiamo che 20 persone a comuni non ce ne accorgiamo neanche, cioè 20 persone di un altro paese sono più o meno i cittadini che abitano in un condominio di una qualsiasi città. Quindi i numeri sono assolutamente irrisori per poter parlare di invasione. Il problema delle malattie, anche questo, noi appunto lavoriamo nella fase dello sbarco, della prima accoglienza, e poi li vediamo successivamente quando fuoriescono dai circuiti di accoglienza, e lì secondo me è preoccupante. Vabbè. Le percentuali che abbiamo di malattie diffusive, o a parte nuove malattie non ne conosciamo, non siamo mai venuti a contatto,
ma le percentuali molto basse, si aggira intorno al 5%, e parliamo soprattutto di scabbia, quindi voglio dire una malattia, ci sono infermieri e sanitari, quindi lo sanno meglio di me, una malattia, una patologia tranquillamente curabile in 1-3 giorni, quindi nessun allarmismo. Però dicevo appunto, la nostra attenzione in Italia è particolarmente concentrata su questo, quando secondo me noi dovremmo cominciare a guardare un attimo un po' più avanti, cioè dovremmo cominciare a pensare fra 2-3 anni, quando queste persone verranno fuori dai circuiti di accoglienza, che cosa succederà. In questi anni noi abbiamo lavorato molto nelle aree degradate, nei ghetti, in quello che insomma, in quello che diceva prima Massimo, nei ghetti, quindi in particolar modo nel ghetto di Vignano Garganico in Puglia, nella tendopoli di Rosarno in tutta la piana, a Castel Volturno, a Cassibile in provincia di Siracusa, dove appunto c'è questo ghetto che si crea tutte le primavere, il famoso Hotel Sudan, famoso insomma per chi è del mestiere, l'Hotel Sudan, perché lì si incontra tutta la comunità sudanese per andare a lavorare nei campi. Ecco, noi negli anni a partire dal 2013 in particolare, quando sono aumentati gli arrivi in Italia e il nostro sistema di accoglienza non è stato in grado, non dico di accoglierli, ma soprattutto di dargli una prospettiva futura, abbiamo visto incrementare non solo i ghetti già esistenti, ma nascere nuovi ghetti. Penso al centro di Pavia, penso all'Isonzo, a quello che è successo alla stazione centrale di Milano lo scorso anno, alla stazione Tiburtina, al Baobab e quant'altro. Quindi in realtà il problema secondo me è da proiettare più in futuro, cioè noi bisognerebbe creare un sistema in grado di dare a queste persone che ricevono ovviamente un regolare permesso di soggiorno la possibilità di potersi integrare all'interno della società, altrimenti queste persone non faranno altro che uscire dal sistema d'accoglienza ed andare a ingrossare questi ghetti. Noi quest'anno abbiamo visto a Rosarno, che era una tendopoli, nasceva a ottobre e si chiudeva a fine febbraio, inizio marzo, oggi è ancora lì, ad oggi ci sono 2500 persone ed è diventato uno slum indiano, cioè una favelas sudamericana, una distesa immensa di baracche dove vivono appunto 2500 persone auto-organizzate con bar, ristoranti, negozietti di scarpe piuttosto che di ricariche di cellulari, senza ovviamente servizi basilari quali bagno, acqua potabile, prendono l'acqua dai campi, dai canali di irrigazione, se la riscaldano e la rivendono per potersi lavare. E ovviamente questi ghetti sono poi in realtà un focolaio di illegalità, di lavoro nero, e questo si porta dietro tutta una condizione di sfruttamento, di mancanza di diritti, di allontanamento e di isolamento da quello che è il resto della società civile, della società italiana, scusate. E secondo me è lì che noi dobbiamo cominciare ad andare a ragionare invece di continuare a parlare di arrivi, di sbarchi e di quant'altro. Noi in Italia ad oggi abbiamo curato abbiamo effettuato 280.000 prestazioni curando 80.000 persone, che è un numero troppo importante, cioè nel senso, evidentemente il bisogno di sanità è forte in Italia ed è forte anche tra gli italiani, e questa è la parte ancora più preoccupante del lavoro che facciamo noi, perché sempre più italiani si rivolgono a noi. È vero che la maggior parte degli italiani che si rivolge a noi sono italiani senza fissa dimora, quindi gente che è finita in strada, ma è anche vero che sono persone che per problemi amministrativi o burocratici non possono avere un normale medico di base come credo abbiamo tutti noi qui dentro, perché si sono trasferiti in un comune dove non hanno possibilità di poter avere un contratto regolare di casa, non possono eleggere la loro residenza, e senza residenza in Italia non puoi avere molti dei servizi messi a disposizione. E, insomma, il dato per noi preoccupante è questo, è il crescere degli italiani, del numero di cittadini italiani che accedono ai nostri servizi, e questo lo vediamo appunto da Milano a Castel Volturno.
Io non so, adesso passo direttamente la parola. Sì, sì. Sei stato all'interno. Sono stato all'interno dei tempi, ho stretto sì. Grazie. No, scherzo. Ah, grazie innanzitutto a Michele e a Antonio Groe che è riuscito a venire qui in questo nostro primo festival resistente, e grazie a tutti. Allora, sì, come diceva Massimo all'inizio, resistenza, attualizziamola un po', diciamo, ad altre sfaccettature, perché ci sono vari tipi di resistenza. E infatti, con l'idea appunto di avere Antonio qui, il primo elemento di resistenza su cui mi volevo concentrare è la nostra Costituzione. Cantone ha scritto recentemente un libro dalla parte della Costituzione dove lui, diciamo, in un certo modo, secondo me, lo possiamo proprio definire un partigiano della Costituzione, perché abbiamo visto che ci sono appunto varie forme di resistenza, e la Costituzione da una quarantina d'anni a questa parte, se non di più, è stata sempre messa sotto attacco da destra e da sinistra, e mi ha colpito il sottotitolo del libro da Gelli a Renzi. E allora la domanda che volevo fare io, Antonio, nel primo punto è: la lettera del 2013 della J.P. Morgan, no? Che tutti noi conosciamo, che è stato un po' il fulcro da cui poi sono partiti i vari ordini, no? Troppi diritti che vengono concessi ai lavoratori, queste costituzioni del dopoguerra, eccetera. La resistenza che c'è stata, perché possiamo dire che c'è stata una buona resistenza per il 4 di dicembre. Cosa ci dobbiamo aspettare dal potere? Anche dalla stessa lettera della J.P. Morgan, ci saranno altre, diciamo, che prenderanno il timone, perché nel frattempo noi cittadini, che diciamo è stata un po' una sorta di lotta, secondo me, anche Renzi sì, Renzi no, per certi aspetti, ma proprio sulla Costituzione, cosa ci dobbiamo aspettare noi adesso? Tanto grazie per avermi invitato a questo Festival Resistente. Mi piace già il nome, diciamo, molto aver visto il vostro programma, e perché dobbiamo quanto mai sempre di più cercare di mettere insieme i pezzi di società resistente, che nel nome della resistenza storica vuole resistere oggi, in un momento, per carità, non confrontabile con coloro i quali resistevano contro il regime dittatoriale fascista e violento che conosciamo, ma come dire, noi siamo in una situazione per certi versi, non dico peggiore di quella della resistenza del tempo, ma per certi versi più difficile. Più difficile la ragione che noi siamo dentro un regime globale, non siamo dentro un regime fascista nazionale, come ai tempi della resistenza. Il potere contro i quali si opposero i grandi, diciamo, la grande generazione della resistenza, che poi ha vinto a prezzo di sangue, di omicidi e stragi, aveva però altrove, in altre parti del mondo, punti di riferimento, ideali, speranze, progetti di società e di modelli di sviluppo diversi, che oggi non ci sono. Il dramma della nostra condizione attuale è che il processo di globalizzazione economico-sociale, che è un processo ad oggi vincente e apparentemente senza resistenza, diciamo, senza una vera forte movimento di resistenza e di opposizione globale, che dovrebbe essere altrettanto, per poter vincere, globale come il sistema di potere che ci opprime poi all'interno delle nostre nazioni, ma avendo una forza, e bene hai fatto a citare J.P. Morgan, allora ci arrivo, non per eludere la domanda, ma dico, per fare il confronto e quindi la necessità di parlare
di ieri, facendo memoria, facendo tesoro di quello che è stata la resistenza storica, calando oggi, cercando di attualizzare, abbiamo questa difficoltà di fondo in più oggi rispetto a ieri, la difficoltà appunto che il sistema di potere contro il quale, non meno criminale e violento, contro il quale noi ci dobbiamo battere, rispetto al quale dobbiamo resistere, è un sistema globale che va affrontato peraltro in modo globale, con una strategia globale. Scusate la premessa, credo che fosse necessaria, ora vengo alla risposta. Partigiano la Costituzione, sì, mi è sempre piaciuto definirmi tale, e quando ero ancora magistrato definirmi tale mi costò perfino un procedimento disciplinare, come dire, l'inizio di un progressivo isolamento e accerchiamento istituzionale che poi mi ha portato fuori dalla magistratura, ma non ho nessun rimpianto per quella scelta, neppure il fatto di aver partecipato all'epoca a un convegno, congresso di partito che la Costituzione si era richiamata, eravamo ai tempi degli assalti berlusconiani alla Costituzione, con quel progetto di revisione della Costituzione che era esattamente, e vengo anche al tuo richiamo al libro, il progetto di revisione della Costituzione berlusconiano, che era esattamente lo stesso progetto di Licio Gelli ai tempi della P2, ma esattamente lo stesso progetto di JP Morgan e di Matteo Renzi che abbiamo sconfitto al referendum di dicembre. E non sembra strano, non sembra una forzatura, ma la verità, il problema è che noi a volte sbagliamo a ragionare in base alle categorie con le quali ci vogliono fare pensare, perché questo sistema di potere è un sistema di potere che non si accontenta di opprimere i nostri diritti e le nostre libertà, ma vuole opprimere anche la libertà di pensiero, non solo quella di parola, la libertà di pensiero, perché vuole cambiare, e c'è riuscito in buona parte a cambiare il nostro modo di pensare, non solo reprimendo il nostro modo di esprimere. E questo, diciamo, è una fase evolutiva successiva e ancora più deteriore rispetto a quelli del tempo del fascismo, rispetto al quale c'erano, al di là della libertà di manifestazione del pensiero, nulla è annullata, c'era però la possibilità di pensare, magari non manifestando, ma pensando. Oggi è sempre più difficile fino a pensare in modo critico e diverso rispetto al pensiero comune. Che voglio dire? Voglio dire che sbaglieremmo se noi pensassimo, come ci vogliono far pensare, secondo lo schema semplice, superficiale, ma sbagliato della personalizzazione della storia. La storia non è fatta da persone, o meglio, non è da personalizzare nei personaggi simbolo che incarnano momento per momento le varie fasi storiche. Il punto è quello, sbagliato è stato l'anti-berlusconismo come l'anti-renzismo. Tolto Berlusconi e si è riprodotto lo stesso schema. Matteo Renzi aveva detto che se avesse perso il referendum si sarebbe dimesso un giorno dopo, il 30 aprile quasi certamente verrà incoronato nuovo monarca del PD vincendo le primarie del PD e tornerà a portare avanti il suo progetto, che però, attenzione, non è suo, come non era suo quello di Berlusconi, perché c'è un sistema di potere che utilizza questi uomini, apparentemente sono soprattutto uomini molto abili nella comunicazione, perché oggi la politica è soprattutto comunicazione, non è contenuto, ma è comunicazione e messaggi, e quindi occorrono soprattutto comunicatori. Il fatto che in qualche modo l'opposizione sia oggi interpretata prevalentemente da un attore come Beppe Grillo è una dimostrazione, diciamo, alla rovescia, è lo specchio dello stesso fenomeno. E così Berlusconi, Renzi, altro non sono che attori, interpreti di un canovaccio che è stato scritto altrove. Dove è stato scritto? È un canovaccio che è stato scritto dai grossi
gruppi di potere che sono i padroni del nostro destino, sono i padroni del nostro presente, e se non riusciamo a scardinare questo sistema saranno padroni del nostro futuro e per tanto tempo. Dico e mi richiamo a quello che Francesco poc'anzi introduceva. J.P. Morgan. Prendiamo J.P. Morgan, il famoso documento J.P. Morgan apparentemente è un documento incomprensibile. Voi pensate che un gruppo, una banca d'affari, una delle più grandi banche d'affari del mondo, come J.P. Morgan, abbia un'ideologia, cioè sia anticomunista per ragioni ideologiche, quindi faccio quell'attacco alla Costituzione per una questione di opzione ideologica? Evidentemente no, è soltanto questione di affari e di interessi. E la questione di affari e di interessi è legata a una Costituzione, appunto frutto di quella nobile resistenza storica, una Costituzione che grazie al convergere di una serie di fatti storici unici, straordinari, eccezionalmente fortunati, diciamo, per il nostro paese, riuscì a edificare una Costituzione che, non come diceva chi se l'è dimenticato, cioè Roberto Benigni, diciamo, la Costituzione più bella del mondo, ma una Costituzione, questa sì, più avanzata del mondo, perché aveva costituito con una architettura costituzionale direi quasi perfetta, quella che mi piace definire, che ho definito in quel libro, la democrazia orizzontale, o come dicono in modo più appropriato i costituzionalisti, la democrazia partecipata. Cioè la democrazia che nel suo principio cardine dell'articolo 1 della Costituzione dice che la sovranità appartiene al popolo, sovranità popolare, e che nei suoi articoli successivi articola, scusate il bisticcio, nei suoi articoli successivi articola una architettura costituzionale che garantisce questa partecipazione e addirittura, ed è una delle cose certamente più avanzate della nostra Costituzione, impone alla Repubblica, lo dice l'articolo 3, fondamentale, il principio di uguaglianza in senso sostanziale, e cioè impone alla Repubblica l'obbligo di rimuovere quegli ostacoli, dice la Costituzione, di ordine economico, sociale, di razza, di religione, quegli ostacoli che impediscono di fatto l'eguaglianza formale che viene pronunciata e denunciata in ogni Costituzione liberale del mondo, ma che poi viene soltanto pronunciata ma non viene realizzata. Mentre la grandezza della nostra Costituzione è che pone un obbligo in più allo Stato e alla Repubblica. Non puoi soltanto dire che i tuoi cittadini sono uguali, ma è tuo dovere, è tuo compito rimuovere tutti quegli ostacoli che impediscono che i cittadini che vengono dichiarati uguali siano effettivamente uguali. E poi pone delle altre norme cardine, come quelle che limitano l'iniziativa economica privata e la proprietà privata, dicendo che la proprietà privata e l'iniziativa economica, benché libera e consentita, devono avere un'utilità sociale. E lo Stato deve agire e attivarsi perché quella utilità sociale sia garantita. Allora, questa straordinaria Costituzione costituisce proprio perciò un ostacolo alla realizzazione degli interessi delle lobby che oggi sono prevalentemente in una economia e una politica servita alla finanza, sono prevalentemente i gruppi, i grossi gruppi finanziari, non più tanto soltanto italiani, ma europei e soprattutto mondiali. E il processo di globalizzazione altro non è questo, è solo questo, la politica mondiale è asservita ai poteri globali, poteri finanziari globali, che si nutrono in questi gruppi di affari e di interessi. Ma questo è partito già da prima. Ecco perché quel libro, io ho voluto farlo un libro storico, perché la questione, la battaglia che si giocava, e abbiamo vinto, ma abbiamo vinto soltanto il primo round al referendum di dicembre, era una battaglia che veniva da lontano ed è sempre la stessa battaglia.
è la battaglia che è iniziata l'indomani dell'approvazione della Costituzione, perché la Costituzione è stato il grande risultato ottenuto dalla Resistenza, ma poi è iniziata una lunga battaglia per cercare di abbattere quella Costituzione, che è stata frutto di un momento, come dicevo, magico, nel quale siamo riusciti a ottenere un risultato straordinario che i gruppi di potere del nostro paese hanno cercato di abbattere e non sono mai riusciti ad abbattere, perché sull'onda della Resistenza per un trentennio, possiamo dire, c'è stato nel nostro paese dei movimenti popolari di massa dal basso che hanno impedito la modifica della Costituzione, nonostante il governo politico fosse saldamente nelle mani di un ceto politico, diciamo così, conservatore, insomma, che faceva capo alla Democrazia Cristiana dell'epoca, legata con il patto atlantico agli Stati Uniti d'America, quindi dentro la logica dei blocchi, ma con una forte opposizione, direi resistenza politica e sociale, che ha impedito l'attacco frontale alla Costituzione, anzi ha consentito in alcuni momenti, penso soprattutto agli anni 70, che è stata una delle stagioni più importanti di risultati di successo e di successi sul piano della realizzazione dei diritti civili e sociali, a trasformare quella Costituzione anche in materia viva, in attuazione. Pensiamo appunto al risultato delle battaglie del movimento operaio degli anni 60 e del movimento studentesco sul fine degli anni 60, che si è tradotta in una stagione di leggi, da quella sullo statuto dei lavoratori al nuovo diritto di famiglia, eccetera, che hanno creato una attuazione della Costituzione che ha messo a rischio quei potentati economici che esistevano certamente già allora. E scusate, la faccio lunga, ma arrivo al dunque. E io individuo la stagione cruciale sul finire, quindi fra gli anni 70, finire degli anni 70 e i primi anni 80, nel quale Licio Gelli ne costituisce un esempio della P2, ma a sua volta Licio Gelli altro non era, anche lui, che, come dire, una maschera sul palcoscenico dove c'erano altri che agivano dietro, e quegli altri erano quei poteri che facevano capo, ad esempio, alla commissione trilaterale. Voi sapete cos'è la commissione trilaterale? La commissione trilaterale era un gruppo di studiosi, economisti e sociologi pagati dalle grosse banche d'affari americane. C'era Rockefeller, che è morto qualche giorno fa, qualche settimana fa, e l'ultimo, credo, di sopravvissuti della vecchia generazione. Rockefeller è morto centenario qualche settimana fa, che era il fondatore della banca della Manhattan Bank e di altri grossi gruppi bancari. Assieme a lui c'erano personaggi della finanza e della politica, c'era Henry Kissinger, che è stato a lungo consigliere dei vari presidenti della Repubblica, capi del Stato americani che si sono avvicendati, e altri, che hanno fatto uno studio che si intitolava curiosamente Crisi della democrazia, che venne pubblicato tra l'altro anche in Italia negli anni 80. In Italia venne pubblicato con la prefazione di Gianni Agnelli, che all'epoca, come tutti ricorderete, era il simbolo del potere forte, quando la Fiat rappresentava ovviamente il potere forte nel nostro paese. Un fatto, diciamo, simbolico, nel quale c'era uno studio di quello che loro dicevano essere la crisi della democrazia in Europa. C'era una parte militare, ma riguardava l'Europa e i vari continenti, e la crisi della democrazia riferito all'Europa era esattamente quello che abbiamo ritrovato scritto in quel documento della JP Morgan nel 2012, un problema nel quale si diceva che la crisi della democrazia era un eccesso di partecipazione, perché si sosteneva e si teorizzava in quel documento che un eccesso di partecipazione paralizzava la democrazia, e che la democrazia, per funzionare, ha bisogno che ci siano delle elite che guidino il popolo. E c'era un meccanismo di eccesso di partecipazione alla democrazia, e nelle costituzioni che erano state approvate all'indomani del secondo conflitto mondiale
che costituiva un ostacolo a quello che loro chiamano la crisi della democrazia. Naturalmente era una palese ipocrisia e falsificazione, perché il loro problema non era la crisi della democrazia, ma era la crisi del capitalismo. Il capitalismo stava attraversando un momento di grave crisi, rovesciando su una presunta crisi della democrazia, si voleva avviare un percorso antidemocratico che infatti ha subito i suoi risultati. E quei risultati, l'Italia, la sua declinazione, si chiama Licio Gelli e la P2. E Licio Gelli e la P2, nonostante venne scoperta per caso dalla magistratura milanese, ricorderete la famosa indagine di Gerardo Colombo e Giuliano Turone, la scoperta degli elenchi della P2, benché determinò uno scandalo, poi si è risolto in una bolla di sapone, purtroppo, perché la magistratura romana, dove poi venne trasmesso il procedimento penale, assolse i capi della P2 dalla più grave accusa di associazione per delinquere, quindi non era un'associazione criminale, secondo la magistratura romana. La parte, diciamo, migliore dello Stato italiano fece un impegno con la commissione P2 della Tina Anselmi, ma rimase soltanto senza sostanziali effetti, al punto tale che Tina Anselmi, si può dire che con quella presidenza di commissione, con la sua posizione intransigente, anche lei è proveniente dalla Resistenza, con la sua posizione intransigente segnò la fine della sua carriera politica, mentre gli iscritti alla P2 ebbero una lunga carriera politica, come dimostra il fatto che qualche anno dopo ci siamo ritrovati Silvio Berlusconi a capo del governo, che era, come sapete, piduista, a capo del governo e saldamente in quel posto per un ventennio, in cui la nostra democrazia, comunque, al di là di tutti i nostri massimi sforzi, è stata distrutta. Perché non è che possiamo credere e gioire del fatto che dopo 20 anni siamo riusciti, diciamo noi come popolo, siamo riusciti a liberarci di Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi quei 20 anni li ha utilizzati nel migliore del modo per sé e contro di noi e contro la Costituzione, ci è riuscito, è cambiata anche la mentalità degli italiani, ha realizzato Berlusconi quello che io chiamo paradossalmente quella che Antonio Gramsci, diciamo, sognava per l'altra parte dell'Italia, cioè con l'egemonia culturale, l'ha realizzata sempre Berlusconi. L'Italia è diventata molto più berlusconiana e tutti siamo un pochino berlusconiani, siamo usciti da quel ventennio. E Matteo Renzi infatti è diciamo, il prodotto di quel ventennio, e lo dico senza volere, cioè, demonizzare Matteo Renzi e quello che rappresenta, ma semplicemente guardare con il massimo obiettività, realismo, ma anche spietatezza la realtà che abbiamo davanti a noi. E in realtà, appunto, è lo stesso progetto, il progetto della Costituzione, il progetto di revisione costituzionale, di contro riforma costituzionale che Matteo Renzi aveva portato avanti, era pari pari quelle che avevano scritto nella commissione trilaterale 30 anni prima, che Licio Gelli aveva provato a mettere in atto, che Berlusconi è riuscito a mettere in atto soltanto in modo, diciamo, indiretto e trasversale, non riuscendo a realizzare la sua riforma costituzionale, che Renzi è quasi riuscito a mettere in atto. Ecco perché, così ho finito, rispondo alla domanda che mi hai fatto, ecco perché quello che Cosa ci aspetta? Ma ci aspetta un nuovo attacco e assalto alla dirigenza, se noi non siamo in grado di tesaurizzare quello straordinario successo referendario che si è realizzato a dicembre, ma come sono riusciti loro, diciamo, i padri della resistenza? Loro non hanno soltanto resistito, hanno resistito, poi hanno liberato il paese e poi hanno cominciato a ricostruire la democrazia. Certo, in condizioni, diciamo, più forti, con un movimento di massa sociale, con partiti, sindacati che erano forti e che oggi sono stati distrutti in parte, anch'essi, diciamo, egemonizzati. Se pensiamo che il PD non partecipa all'amministrazione del 25, possiamo capire come ci sia stato il tradimento di questa nobile eredità. Il panorama è un panorama, diciamo, desolante che abbiamo davanti. Però quel risultato referendario è la nostra ancora di salvezza. Noi la Costituzione l'abbiamo salvata e saremmo tutti degli sciagurati se non riuscissimo
a metterla a frutto, avviando dopo quel momento di resistenza, perché quella, quel voto con la vittoria referendaria è stato un altro momento di resistenza. Se dopo la resistenza non siamo in grado di mettere in atto un movimento di liberazione e poi un processo di ricostruzione democratica, è difficile, è una strada in salita, ma partendo da quel 14 dicembre abbiamo, come dire, la responsabilità rispetto a quel passato glorioso di cui dobbiamo fare memoria, responsabilità rispetto a quel passato, responsabilità rispetto al futuro nostro e delle prossime generazioni per farlo. Bene, allora, ancora resistenza, no? Dicevamo resistenza, io andrei anche a fare un passo successivo dopo la Costituzione, visto che non se ne parla quasi mai, purtroppo, perlomeno in televisione non se ne parla mai, anzi si parla di presunta, eccetera, eccetera, ora ci arrivo. Volevo parlare un attimo della trattativa Stato-mafia, che non è tanto presunta, poi vabbè, ci diceva anche Paolo Borsellino stesso, che troppo spesso ci si nasconde dietro lo schermo di una sentenza, no? Di varie sentenze, come diciamo che non è mai detto che la verità storica non coincide mai con la verità processuale. Esiste un processo che va avanti da diverso tempo e Antonio ne sa più di me, ovviamente. L'indagine partì da lui e il PM Nino Di Matteo, il pulpo di Palermo, e le varie vicende che ci sono state, dal conflitto di attribuzione del 2012 con l'ex Presidente della Repubblica. La domanda che faccio io da cittadino è resistenza, quindi resistenza è anche il bisogno di sapere la verità, perché questo processo della trattativa Stato-mafia vuole far luce sul biennio 92-93, anche un po' 94, sulle bombe del 92, su quelle del 93 che non se ne sente mai più parlare, la strage dei Gergofili a Firenze, le bombe di San Giorgio al Velabria e San Giovanni Laterano, e soprattutto come si è comportato lo Stato italiano in quel periodo là, 25 anni fa, tra la strage di Capaci, la strage di Via D'Amelio, quindi Falcone prima, Borsellino poi, e poi cosa è successo subito dopo, l'allentamento del 41 bis, eccetera. Il fatto che per un paio di anni in Italia non c'è stato più l'ergastolo per i mafiosi, non se ne è mai parlato, ma c'è stato, anche come risultava dal famoso papello di Totorina. La domanda mia è vero, la verità è il bisogno, secondo me, è primario, ma secondo te c'è il rischio che questo processo arrivi e si conclude in una bolla di sapone? Oppure ci sono delle speranze che magari, per esempio, qualche giorno fa è uscita proprio la sentenza sul Borsellino Quater, dove si fa appunto la luce sulla strage di Via D'Amelio, dove un piccolo sassolino pare sia stato messo, cioè il vecchio, diciamo, finto boss, tra virgolette, accusato della strage di Via D'Amelio, Vincenzo Scarantino, sono state riconosciute le attenuanti generiche e quindi è decaduta la sua accusa di calunnia, perché si legge testualmente è stato diciamo così spinto, ora dico a parole diciamo aperte a tutti, è stato spinto a fare delle determinate dichiarazioni, che lui si era accusato appunto di essere stato l'artefice dello scoppio di Via D'Amelio. Quindi, tornando alla domanda, secondo te arriveremo a questa benedetta verità o sarà una bolla di sapone? Allora, questa domanda così secca ovviamente non sono in grado di rispondere per una ragione semplice, non tanto non so per rispondere facilmente dicendo vabbè, la sentenza la mettono i giudici poi si metteranno in capo del consiglio e decideranno, ma io dico di più. Visto che la domanda come l'hai posta in modo diciamo molto impegnativo, chiedendo se si avrà la verità, non si, che tipo di sentenza si avrà. Allora la mia risposta è che la verità si avrà se noi saremo in grado di conquistarla. E quando dico noi come popolo, almeno quella parte di popolo, di italiani che
a quella verità ci tengono, perché non dimentichiamo, anche qui dobbiamo essere, diciamo, realisti sino alla spietatezza, molti italiani di quella verità non gliene frega niente. Questo è un dato con il quale noi dobbiamo fare i conti. E perché? Per la ragione che ho detto prima nel primo intervento, perché c'è una parte degli italiani che è stata anestetizzata da questo ventennio. Il ventennio berlusconiano non è passato senza lasciare segni e segnali. C'è una parte di italiani che è un po' rassegnata, un po' disinteressata, molto superficiale. La deriva del clima culturale, sociale, di capacità di resistenza e di opposizione nel nostro paese è calato a picco in questo ventennio. Allora, perché dice, cosa c'entra questo con la verità di quel processo? C'entra, perché sono sempre più convinto, e col passare del tempo me ne sono sempre più convinto, e 25 anni in magistratura mi hanno consegnato questa certezza, direi mia, perché la mia opinione, ma per me è certa, e cioè che ogni risultato, anche il risultato giudiziario, non è frutto soltanto di quello che accade nell'aula di giustizia, ma anche frutto di quello che accade fuori dall'aula di giustizia. Perché soprattutto nei processi in cui entra in gioco il potere, con la P maiuscola, in cui entra in gioco lo Stato, con la S maiuscola, dove si processa anche lo Stato, una componente dello Stato, ma comunque lo Stato viene in qualche modo processato da un'altra parte dello Stato. Il processo trattativa Stato-mafia ne è, diciamo, l'apice di questa parabola. Sarebbe sbagliato pensare che è soltanto un affare di prove, di capacità dei magistrati, dell'accusa, degli avvocati della difesa e dei giudici che decidono, ma dipende molto da quello che possiamo chiamare il clima del paese, la temperie culturale, l'attenzione dell'opinione pubblica. Non dovrebbe essere così, si dice, perché la giustizia dovrebbe operare come all'interno di una campana di vetro, ma non è così. E la storia della mafia e dell'antimafia lo dimostra in modo nettissimo. Quando Falcone e Borsellino, Falcone in particolare, disse quella famosa frase quasi nostalgica negli anni più difficili, ricordando con nostalgia i tempi in cui, diceva lui, la gente faceva il tifo per noi. Ora, non è che Falcone aveva nostalgia del tempo in cui la gente faceva il tifo per i giudici antimafia perché a lui piaceva l'applauso, perché era un esibizionista, perché amava il riflettore, come si diceva ai tempi di Falcone quando era vivo, e si è detto di altri magistrati antimafia quando Falcone più vivo non era. E il Falcone lo diceva perché era consapevole che il maxi processo, diciamo, più importante capolavoro, diciamo, giuridico processuale che Falcone e Borsellino realizzarono, il maxi processo non ci sarebbe mai stato se non ci fosse stata la cosiddetta primavera palermitana, e la primavera palermitana non ci sarebbe mai stata se non ci fosse stato, appunto, purtroppo, una stagione di omicidi che sono arrivati sino al presidente della regione, Mattarella, giudici, magistrati come Chinnici, il generale, l'alto commissario Carlo Alberto Dalla Chiesa, eccetera, alla fine di una stagione arrivata dal 79 fino all'82, 83, e quello è stato il momento in cui per reazione si creò un movimento di massa antimafia che poi determinò l'approvazione da parte del Parlamento della legge La Torre, dopo l'omicidio di Pio La Torre, perché fin tanto che Pio La Torre proponeva tra qualche giorno, sì, ricorderemo l'anniversario dell'omicidio di La Torre, e venne approvata la legge La Torre con l'introduzione del 416 bis, l'associazione mafiosa e poi lo strumento di sequestro e confisca. E allora questa spinta da parte di un movimento antimafia di massa sulle istituzioni, quindi la politica finalmente fa la sua parte approvando quelle leggi,
si danno potere e strumenti alla magistratura, contemporaneamente da un lato la magistratura, come dire, tra virgolette, si prende coraggio e va avanti e avanza, dall'altro dentro la mafia si creano delle crepe. Tommaso Cuscetta, il primo pentito importante di mafia, nasce in quella stagione e anche lì è frutto di quella stagione, e lì nasce il maxi processo. E quindi per questo dico, la verità diventa e anche una conquista collettiva, perché il maxi processo, cioè Falcone e Borsellino, naturalmente straordinari magistrati, ma raccolsero i frutti di una spinta collettiva. E lo stesso è accaduto una decina d'anni dopo, nella stagione in cui che ho vissuto più da vicino, quando l'ho sostituto alla procura di Palermo, Giancarlo Caselli, procuratore capo a Palermo, della stagione subito dopo le stragi. In quella stagione è accaduta esattamente la stessa cosa che era accaduta 10 anni prima: il sangue, le stragi, la strage di Capaci, dove morì Falcone con la moglie Francesca Morvillo prima della scorta, quella di Borsellino, la strage di Via D'Amelio del 92, determinò un'emozione collettiva del paese che creò una spinta dal basso, e quella spinta dal basso produsse risultati, un impegno collettivo da parte dello Stato e delle istituzioni che fecero la loro parte e consegnarono gli strumenti alla magistratura e consentì alla magistratura di fare un altro passo in avanti, non più soltanto il processi alla mafia militare, ma anche i processi che vennero definiti tra virgolette politici, il processo Andreotti, il processo Del Muti, il processo Contrada, che consentì di smascherare quel livello di complicità fra mafia e pezzi delle istituzioni. Bene, anche quei risultati sono state sentenze per lo più di condanna, per Del Muti e Contrada, per Andreotti, come sapete, fu una sentenza a metà, in parte venne assolto, in parte venne ritenuto il reato esistente ma venne dichiarato prescritto. Ma comunque quelle sentenze e quella verità di cui tu parlavi, quindi si è avuta la verità, ma non è stato soltanto merito di quei magistrati, ma è stato merito della collettività, di un impegno di una collettività che voleva la verità, che voleva un impegno contro la mafia. Negli anni 80, finalmente, per la prima volta, dopo la teoria di assoluzioni per insufficienza di prove, che voleva che venissero smascherati anche davanti in un'aula di giustizia i rapporti tra mafia e politica, mafia e istituzioni, e di cui vennero quelle sentenze. Arriviamo ai giorni nostri, non volevo eludere la tua domanda sulla trattativa Stato-mafia. Beh, vale lo stesso discorso. C'è stato un processo che spingeva per la scoperta della verità di quella stagione, che non è una stagione qualsiasi. La stagione 92-93 non è soltanto la stagione stragista, non è soltanto la stagione in cui muoiono Falcone e Borsellino, è la stagione in cui nasce la cosiddetta Seconda Repubblica. Io ho sempre detto che la cosiddetta Seconda Repubblica è della... il ventennio berlusconiano di cui abbiamo parlato prima, che quei guasti e quei disastri ha determinato e ha lasciato, è una seconda repubblica che è letteralmente nata, è stata letteralmente costruita, edificata sul sangue di quelle stragi. I pilastri della seconda repubblica sono intrisi dal sangue di Falcone e Borsellino, della moglie di Falcone e degli uomini della scorta. Perché? Perché non è un caso. E non solo, diciamo, dei PM, nel mio caso, ex PM visionari, hanno costruito una teoria giudiziaria. Ci sono sentenze, qui ci sono le sentenze. Sulla trattativa Stato-mafia non è presunta, perché ci sono le sentenze definitive, ad esempio della Corte d'Assise di Firenze, sulle stragi del 93, che dicono che la trattativa fra Stato e mafia c'è stata. Lo Stato ad un certo punto è sceso a patti con la mafia e ha cercato i capi mafia per vedere cosa volevano i mafiosi per smettere le stragi, perché si è ritenuto che lo Stato non potesse reagire, non fosse all'altezza dello scopo in quel momento. Questa trattativa è cessata, quel processo che è in corso, di cui io ho avviato le indagini a suo tempo, assieme a Mino Di Matteo e ad altri magistrati della Procura di Palermo di quel tempo, è un'indagine che si è portato avanti queste prove. Io ritengo che sia con tante prove del processo, che ci sia stato peraltro un rinvio a giudizio da parte di un giudice, comunque dal giudice dell'udienza preliminare,
è una riprova che non è un processo fondato su nulla, ma senza voler entrare nel merito di un processo in corso, nel quale poi una corte d'assise farà le sue valutazioni e determinazioni, se, ripeto, noi vogliamo parlare in termini di verità, si avrà mai la verità su quella stagione? Io credo che la verità comunque prescinde da quello che si forma in un processo, perché ci sono degli eventi, delle condizioni specifiche dei singoli processi che possono dipendere dai pubblici ministeri, dagli avvocati, dai giudici, dalle prove come si formano nel processo. Ma la domanda più ampia che tu hai fatto, che si avrà mai la verità su quel processo, io rispondo dicendo che dipende da noi, cioè dipende dalla capacità che noi avremo di chiedere e pretendere la verità su quella stagione. Se noi non saremo abbastanza forti e con la voce non sapremo essere così, diciamo, persuasivi, e quindi creare, costituire, rafforzare, c'è stato in un certo momento, oggi molto più debole, un movimento di massa che vuole quella verità, la chiede, la pretende, come è stata nella stagione degli anni Ottanta, quel movimento che voleva il maxi processo che c'è stato, e c'è stato con quelle condanne, come quel movimento che voleva la verità sul rapporto mafia e politica, e c'è stato, quel movimento ha prodotto quelle indagini e quei processi, come dicevo, dal processo dell'ultimo, il processo Andreotti, il processo Contrada, così lo stesso vale per la verità, tutta la verità su quella stagione. Ricordavi questo fatto nuovo della sentenza della Corte d'Assise a Caltanissetta sul clamoroso depistaggio, criminale depistaggio della stagione di Via D'Amelio. I giudici, molto coraggiosamente, la Corte presieduta dal Presidente Balsamo, molto coraggiosamente hanno scritto e hanno chiuso, trasmettendo anche gli atti alla Procura di Caltanissetta, perché la Procura approfondisse le indagini su un depistaggio criminale che sarebbe troppo facile attribuire al cosiddetto falso pentito, mezzo stupido, diciamo. Ho conosciuto, l'ho interrogato diverse volte al suo tempo, di Vincenzo Scarantino, che certamente fin dall'inizio nessuno poteva mai pensare davvero potesse essere stato, diciamo, l'unico ideatore di quella stagione, perché secondo l'accusa iniziale non era l'unico ideatore, ma comunque si è rivelato essere stato un depistatore, e si è rivelato però essere stato un depistatore su input e determinazione da parte di qualcuno, come Salvatore Borsellino dice nell'intervista che è stata pubblicata oggi sul Fatto Quotidiano. Gli investigatori del tempo, che sono stati anche indagati, che poi la Procura di Caltanissetta non ha ritenuto di portare a giudizio, anche perché il capo, diciamo, di quel team investigativo oggi è morto, e poi si è rivelato essere, benché funzionario di polizia, a libro paga dei servizi segreti. E è certo che la strage di Via D'Amelio è stata cruciale in quella vicenda di cui parlavamo prima, della trattativa Stato-mafia, e se vi è stata complicità dello Stato nella trattativa e nella stagione stragista, bisognava in fretta, prima che si rivelasse la verità, costruire, fabbricare un'altra verità depistante. Questo purtroppo è una cosa che è successa in modo ricorrente nella storia delle indagini di mafia, da quelli che sono Mauro De Mauro negli anni 60, sino a Mauro Rostagno in epoca più recente. Le verità recente, parliamo sempre di 30 anni fa, e le verità, quando sono verità imbarazzanti, che chiamano in causa poteri occulti, a volte responsabilità anche degli apparati istituzionali dello Stato, intervengono subito apparati istituzionali per deviarle. Certo, la morte di Enrico Mattei, potremmo parlare in epoca più recente, ma entra qua, subentra diciamo l'ex PM, ma anche il neo avvocato, diciamo, Antonio Ingroia, essendo legale di parte civile della famiglia Manca, in un altro caso
che pretende giustizia e Senatore ha subito soltanto depistaggi, e mi riferisco al caso del medico Attilio Manca, trovato morto nella sua abitazione di Viterbo e poi liquidato dalla magistratura di Viterbo come un caso di overdose, per il quale è stata addirittura condannata la presunta spacciatrice che abbia ceduto la dose. Quando si tratta, lo ripeto, mi assumo la responsabilità di quello che dico, si tratta palesemente dal primo momento di un evidente depistaggio e di una messa in scena con la quale si è coperto un omicidio che nel caso di Attilio Manca è stato un omicidio di mafia, ma anche un omicidio di Stato. Un omicidio di Stato perché Attilio Manca era un medico, come hanno raccontato alcuni collaboratori di giustizia, alcuni hanno raccontato a me nella nuova veste di avvocato, perché oggi gli avvocati possono anche svolgere indagini difensive nell'interesse delle parti civili, e non avendo vista, diciamo, l'inerzia della magistratura che non andava a interrogare questo pentito, sono andato io a interrogarlo, perché lui mi ha scritto una lettera che mi ha mandato allo studio legale, e sono andato in questo carcere, l'ho interrogato, ho raccontato come stavano le cose, essendo stato lui in un primo momento addirittura incaricato di commettere quell'omicidio e le ragioni di quell'omicidio, che era legato alla latitanza di Bernardo Provenzano, boss della mafia, che era sì un capomafia, ma era in un certo senso, passatemi, diciamo, l'apparente forzatura, anche un uomo dello Stato, perché era l'uomo della mafia che era garante del patto Stato-mafia in esito alla trattativa fra mafia e Stato, e quindi andava mantenuto ben in vita e latitante perché garantiva la tregua dello stragismo che lui aveva garantito per conto della mafia. La trattativa Stato-mafia era una trattativa che aveva come finalità, lo Stato prometteva alla mafia un ammorbidimento della legislazione, che infatti si è quasi subito registrato in quegli anni, e la mafia in cambio prometteva e garantiva che non ci sarebbero state più stragi, e in effetti non ci sono state più stragi, benché dal punto di vista del potenziale militare la mafia ci avesse certamente tutte le possibilità e opportunità per mettere a ferro e fuoco l'intero paese, come ha dimostrato nel 93 appunto con le stragi di Roma, Firenze e Milano. Bernardo Provenzano, che era il, come dire, il leader dell'ala più trattativista di Cosa Nostra, al contrario di Brusca, Bagarella, che poi invece vennero arrestati tutti uno per uno, quelli che erano la parte più intransigente e stragista di Cosa Nostra, loro vennero arrestati mentre Provenzano rimaneva libero, e ci sono processi che dimostrano anche che ci sono stati investigatori che erano lì per arrestare Provenzano, e qualcun altro intervenì per impedire l'arresto di Provenzano, che doveva anche restare in vita e stare bene. E Provenzano era vecchio e malato, e quindi occorrevano dei medici bravi, migliori medici che c'erano sulla piazza per tenerlo, per curarlo. Bernardo Provenzano andò perfino in una famosa clinica a Marsiglia, dove venne operato, un'operazione complicata, e gli elementi e le prove dicono che anche Attilio Manca, a sua insaputa, ricordate che Bernardo Provenzano era irriconoscibile per come è stato poi trovato quando è stato arrestato, rispetto alle foto di quando era giovane, quindi è normale che un medico al quale si dica un altro nome possa curarlo senza rendersi conto che ha a che fare con un mafioso, ma probabilmente Attilio Manca cominciò a sospettare qualcosa delle particolari cautele e accortezze che venivano utilizzate, insomma cominciava a fare troppe domande. Bisognava eliminarlo, ma bisognava eliminarlo non in un modo che potesse dare luogo a sospetti, perché un medico che opera in ospedale a Viterbo dovrebbe essere ucciso dalla mafia? Non bisogna ucciderlo come uccide la mafia, ma bisognava nascondere la sua morte con una messa in scena. Ebbene, e così è stato, con quella messa in scena dell'overdose, che però è stata, come dire, bevuta dalla magistratura di Viterbo, tanto che è stata condannata per la morte di Attilio Manca la spacciatrice, che secondo la procura di Viterbo e secondo quello che io definisco la messa in scena era stata la responsabile di quella morte. Bene, perché ho raccontato questo episodio? Per dire come
abbia nuociuto mai, come in questo caso, alla verità e alla giustizia, l'assenza di attenzione all'opinione pubblica, perché questa storia è una storia minore che non conosce nessuno. Proprio per questa ragione, di recente, su iniziativa della testata giornalistica Antimafia 2000, assieme alla famiglia Manca, è stata avviata una petizione di raccolta di firme per chiedere alla Procura di Roma che vada avanti nell'indagine sull'esposto, sulla denuncia che noi abbiamo presentato, che io come legale della famiglia ho presentato alla Procura di Roma, perché è competente non Viterbo ma Roma, essendo sede della Corte d'Appello, sede della Procura distrettuale antimafia. Se è un omicidio, di mafia, Viterbo non c'entra niente, deve indagare Roma. Roma ha aperto un'indagine, ma c'è il rischio che l'archivi, perché Viterbo invece va avanti per un'altra strada. E allora c'è questa petizione, anzi colgo l'occasione per invitarvi sul sito change.org a cercare questa petizione. Comunque troverete anche sul sito antimafia, credo che sia anche sul sito nostro, diciamo, di un giornale online di cui io sono direttore, che si chiama Giustizia, e credo che sia importante, un esempio, uno dei tanti esempi nel quale ciascuno di noi può fare qualcosa, può dare il suo contributo, perché, ripeto, dipende dal contributo di ciascuno di noi se le cose possono cambiare. Se noi aspettiamo e confidiamo sul fatto che le cose cambino, perché c'è qualche salvatore della patria, oggi un magistrato, ora domani che sono un nuovo politico, un'altra figura di riferimento, saremo destinati, diciamo, alla sconfitta e poi alla rassegnazione. Mai come ora dobbiamo metterci sulle spalle un senso di responsabilità in più, una responsabilità da cittadini e una responsabilità da resistenti, come il festival che credo e spero prosegua avanti ancora, per darci ancora più voglia di resistere e voglia di cambiare. Grazie a Michele, Antonio e Francesco. Non abbiamo finito, ovviamente. Io volevo riflettere, fare un'ultima riflessione per concludere questa prima fase dei relatori che sono qui, per poi dare spazio alle eventuali vostre domande, osservazioni, ma mi leggo a quello che ha appena detto Antonio Ingroia per una riflessione e poi una domanda a Michele. Antonio Ingroia ribadiva l'importanza di sentirsi responsabili, di non essere indifferenti, che poi è il titolo di questo convegno: la resistenza oggi, il coraggio di respingere gli indifferenti, l'indifferenza. Antonio Gramsci diceva: odio gli indifferenti, sono partigiano, odio gli indifferenti. Oggi più che mai questo è un valore importante da applicare nella vita di tutti i giorni. A me e anche a Francesco, io e Francesco in forme, in modi diversi, ci capita di entrare nelle scuole. Io dico sempre ai ragazzi che di fronte a tutto quello che ci siamo detti oggi, no? I grandi problemi, le trattative Stato-mafia, i complotti, le grandi JP Morgan, le grandi manovre occulte, le guerre, pensiamo di non avere potere noi, ognuno di noi, soprattutto i ragazzi giovani pensano: ma noi che cosa possiamo fare? Non abbiamo, io che sono un semplice cittadino, uno studente, che cosa posso fare? Che potere ho di fronte a tutto quello che ci siamo detti oggi? In realtà noi insieme abbiamo un grande potere, noi popolo, che è una parola che è desueta ma che dobbiamo far tornare di moda. Noi popolo insieme abbiamo un grande potere e loro hanno paura se stiamo insieme. Nelle differenze, non è che dobbiamo stare insieme omologandoci, nelle differenze però possiamo stare insieme sulla base di valori comuni. E dobbiamo farlo con quello che sappiamo fare nella vita di tutti i giorni, perché poi dicevo, faccio una domanda a Michele. Emergency, per esempio, sa fare sanità, ma non fa solo sanità. Attraverso la sanità vuole ampliare i diritti,
ed è fondamentale questo, è una battaglia civile importante. E quello che viene chiesto ad Emergency spesso quando si parla del programma Italia è: ma perché Emergency sta in Italia quando c'è già il sistema sanitario nazionale? No? È una domanda importante, no? Che ora non è che vorrei che rispondesse Michele, però anticipo io una cosa: stiamo andando verso una per tutto ciò che ci siamo detti anche adesso, lo Stato sociale, quello nato dalla Resistenza, la sanità come bene comune, come valore, ormai è qualcosa di superato. La sanità deve essere qualcosa di commerciale, non più un bene comune. Emergency non vuole sostituirsi al sistema sanitario nazionale, anzi vuole lavorare accanto al sistema sanitario nazionale per dimostrare e per affermare ancora il diritto, il valore della sanità, della cura medica come bene comune, tant'è che nelle strutture sanitarie di Emergency in Italia, ma io sono stato anche in Cambogia, ho visto anche lì, era quando avevamo l'ospedale in Cambogia, c'erano anche là le scritte sui muri, ci sono gli articoli della Costituzione italiana, tra cui l'articolo 11, l'Italia ripudia la guerra, ma l'articolo in cui si afferma che la salute è un bene dell'individuo e che la Repubblica tutela la salute come bene dell'individuo e non del cittadino, che è importante, perché Emergency non gliene frega niente che una persona sia cittadino italiano, straniero, che sia mafioso o che sia un santo, che sia comunitario o extracomunitario, ma nel momento in cui una persona sta male e si rivolge a una struttura di Emergency, è una persona che ha il diritto, un individuo che ha il diritto di ricevere le cure mediche. Questo è quello che possiamo fare, è quello che a me piace sempre anche raccontare ai ragazzi nelle scuole, e volevo sapere da Michele, insomma, se condivide un po' questa interpretazione. Sì, in Italia questo è quello che facciamo da 10 anni, è questo: garantire un articolo della nostra Costituzione, il 32, cui ogni individuo ha il diritto di accesso alle cure mediche e se è indigente lo Stato si deve occupare di curare quella persona. Questo è quello che cerchiamo di fare, cerchiamo di superare quelle che sono le barriere che impediscono l'accesso. Per i migranti le barriere sono principalmente linguistiche, culturali, sono logistiche, lontananze dai servizi, quindi oltre alla medicina quello che cerchiamo di fare noi, e mi riallaccio a quello che diceva Massimo, e cioè non ci sostituiamo al sistema sanitario nazionale, ma noi lavoriamo con il sistema sanitario nazionale, ovunque, in tutte le regioni d'Italia abbiamo dei protocolli con le ASL, con le prefetture o con le regioni in alcuni casi, per colmare dei buchi del sistema sanitario nazionale. Dei buchi che il sistema sanitario nazionale riconosce: la mancanza del mediatore culturale, l'incapacità a comprendere la reale patologia di un migrante è un problema che il sistema sanitario nazionale in alcune regioni riconosce, per questo fa lavorare Emergency, per questo ci fa lavorare, ci dà soprattutto la possibilità di capire come riuscire a superare queste problematiche. Lo facciamo nei confronti di chiunque entra all'interno delle nostre strutture, che sia italiano, che sia straniero, che sia migrante, che abbia un regolare permesso di soggiorno o che non abbia un regolare permesso di soggiorno. Sì, condivido assolutamente quello che diceva Massimo, quello che continueremo a fare finché ci sarà bisogno, purtroppo. Il problema è che in Italia sembra che ci sia sempre più bisogno e che le aree in cui la gente, diciamo, patisce questa distanza dai servizi sembrano diventare sempre più ampie, dalle aree rurali anche alle aree urbane delle nostre città. Grazie. Prima di passare la parola a tutte le vostre osservazioni e domande, volevo dire, chiedere questo: siccome abbiamo organizzato questo festival con l'AMPI, ovviamente,
e vedo Paolo Dolfi, Gennaro Barboni, con l'associazione Agende Rosse, ma l'abbiamo fatto anche grazie all'amministrazione comunale. Riteniamo importante il sostegno delle istituzioni, per cui ho visto che è entrato il sindaco Andrea Benini, quindi credo che sia doveroso che l'istituzione, in una giornata in cui si fa una commemorazione della Resistenza, dica due parole e poi lasciamo lo spazio a tutti. Allora, no, il filo è corto, cioè dobbiamo mettere in mezzo. Allora, no, sono entrato da un po', ho sentito una buona parte delle domande, poi delle risposte all'intervento di Antonio Ingroia. Sono venuto con grande di corsa, venendo da un'altra iniziativa, però sono voluto venire in tutti i modi perché ho sempre molto apprezzato l'impegno e il lavoro di questi anni. Da magistrato antimafia, senza mai la paura di metterci la faccia, anche quando magari era particolarmente scomodo, diciamo così, da parte appunto di Ingroia, e quindi ecco, ho anche apprezzato appunto le riflessioni e il pensiero appunto che ho espresso anche qui, e mi è sembrato giusto metterlo anche in questo contesto, diciamo, no? Il lavoro è estremamente interessante. Infatti la ripresa giustamente Massimo in questa sintesi, rimandando poi la palla d'emergency sul fatto se si arriverà mai alla verità, domanda enorme, diciamo, comunque verità processuale o verità in assoluto rispetto a una vicenda controversa, complessa, difficile come quella richiamata, e la risposta che è stata data è che la verità in parte, in un certo senso, si ritrova insieme. E quindi quello che diceva Massimo giustamente, che è un po' il tema appunto della serata, e che è appunto per questo motivo così giusto averla messa in questo contesto, di questo lavoro di avvicinamento al 25 aprile, e far sì che questa festa sia non qualcosa di solamente retorico, celebrativo, ma che abbia un senso oggi per domani, quindi ridargli un senso ricalandola nel nostro quotidiano. Il fatto che questo lavoro è un lavoro da fare tutti i giorni, quotidianamente, insieme, di partecipazione, di consapevolezza, di presa di coscienza, di senso di, come dice Don Luigi Ciotti, di corresponsabilità, cioè essere chiamati tutti insieme a dare delle risposte, perché poi responsabilità significa questo, e quindi riaffermare tutti i giorni i diritti, declinandoli nelle varie modalità, modi in cui tutti noi, nell'impegno di ciascuno, chi nel vedo tante persone di Folloni impegnati nelle associazioni, nell'associazionismo sociale, Emergency è una presenza importante, e quest'anno è stato fatto un lavoro particolarmente importante nella nostra città. Abbiamo visto l'autobus di Emergency che si trova impegnato in tante parti d'Italia, e per tanti è stata una scoperta di qualche anno fa. All'inizio è davvero sorprendente cercare di capire perché anche in Italia poteva essere importante una presenza di questo tipo. Poi nel video che abbiamo visto, negli incontri fatti nell'ottobre-novembre dell'anno scorso, novembre, vedere scandite le parole della Costituzione nei corridoi delle strutture sanitarie proprio per dare un senso a quel lavoro lì, cioè che non è assolutamente assistenzialismo, ma è un fare un lavoro anche di tipo culturale, diciamo così, no? Di presa di coscienza. E quindi a maggior ragione è importante, cioè colmare delle lacune, affermare dei diritti, ma farlo, ripeto, concretamente, quotidianamente, fuori da ogni così retorica campata per aria. E è quello che non deve essere il 25 aprile, perché l'abbiamo in questo senso svuotato di significato. Se ci sono delle assenze, delle mancanze o delle indifferenze ormai, no? Rispetto a questa ricorrenza, dobbiamo far sì che davvero possa riavere senso, importanza e attualità rispetto a tutte le fragilità, disagi, povertà e anche le nuove configurazioni della povertà a cui stiamo assistendo, comprese quelle più difficili oggi da dire e da affermare rispetto per esempio all'accoglienza dei migranti che provengono da,
da lontano e vengono nella nostra terra, nella nostra città, nel nostro paese. Dobbiamo ridirlo anche questo, perché oggi, a proposito delle cose scomode, è abbastanza scomodo e assolutamente inopportuno che l'amministratore o il sindaco riaffermi questo. Credo invece che sia giusto dirlo, dell'importanza dell'accoglienza a prescindere, diciamo, senza altre valutazioni di nessun altro genere, rispetto a nient'altro se non l'importanza di salvare delle vite, e poi trovare degli strumenti sensati, pragmatici, perché si possa gestire un fenomeno del nostro tempo. Non possiamo girarsi dall'altra parte, non possiamo sperare che ci pensi sempre qualcun altro, che sia un'associazione di volontariato, magari sia un altro comune, un'altra istituzione. Dobbiamo pensarci noi, per noi, ciascuno di noi, come cittadini, come persone, come istituzioni, come comuni, come sindaci. Ognuno deve sentirsi addosso questa responsabilità anche dell'accoglienza. Dicevo qualche tempo fa, un'iniziativa, e finisco, l'etimologia della parola ospitalità, che fa capire, al di là degli schematismi tra l'assistenzialismo paternalistico, l'idea del respingimento, della paura, che è, secondo me, esprime plasticamente l'idea che dobbiamo affermare per capire come approcciarsi, diciamo, all'idea e anche alla gestione della realtà migratoria. Cioè che l'idea della reciprocità, non tanto dell'assistenzialismo, del quadro, diciamo così, di relazione. Cioè ospitalità in italiano esprime due concetti opposti. È la stessa radice dell'ospitalità nel senso dell'ospite, quindi di chi è ospitato, compreso il nemico, lo straniero, fino a tutti i confini più estremi, diciamo, di questa parola, ma anche di chi ospita. Quindi l'oste, l'ospis... quindi sia chi ospita sia chi ospitato hanno la stessa radice, la stessa parola. Quindi significa che non c'è un noi e gli altri, come dire, ognuno è straniero all'altro in qualche modo. Oppure potremmo dire, come diceva De André nella canzone Cora Canè, finché un uomo ti incontra e non si riconosce. Quindi quest'idea della reciprocità assoluta, che è l'approccio che dobbiamo avere e che dobbiamo affermare, perché ciascuno, ritornando alla Costituzione, all'articolo 3 in questo caso, possa affermare un'idea di eguaglianza sostanziale, perché davvero la Repubblica in tutte le sue articolazioni possa davvero rimuovere gli ostacoli che impediscono l'uguaglianza vera, effettiva, vissuta concretamente e quotidianamente. Dobbiamo sentirci tutti coinvolti, e quindi in questo senso viva il 25 aprile, perché abbia questo significato qui, non campato per aria, ma con i piedi piantati ben per terra. Grazie di nuovo. Il microfono è aperto, libero, per chiunque voglia dire due parole. Nevio, però devi venire qua. Sì. Vieni. Ah no, c'è Roberto, c'ha l'altro microfono. Buonasera a tutti, io ringrazio per la presenza di Antonio Greo, che ha avuto il piacere di conoscere a Palermo, per fargli alcune domande. Sono venuto fuori anche ieri pomeriggio questa domanda, ma la situazione attuale che si sta vivendo, sì, non è anche un fatto che l'Italia non abbia mai fatto conti o il fascismo nella vera parola? Nel senso, quelli che sono stati gerarchi e avevano dei posti, che hanno mantenuto questi posti, che sono stati non rimossi, e l'Italia non ha mai fatto i conti veramente, ma ha fatto la Germania, ma ha fatto la Francia, con quello che aveva passato. Ma non è che ci induce a questa situazione. Faccio un discorso terra a terra. Noi delle nostre stragi non si sa niente. Se si parte dalla strage di Pian della Portella, non si sa niente. Non si sa niente dell'Italia, se non si sa niente. Di niente. Ecco, questo. Io credo che non si può dire che non c'è stata una trattativa. Anche il fatto stesso, la mancata cattura di Provenzano,
nel 95 è testimonianza di una trattativa, c'è stata. Io non so se questa trattativa c'è ancora, ma cioè, qualche cosa mi lascia da dubitare che ci sia ancora, anche per il fatto che non esce niente, non si sa niente di niente, non si sa della nostra sorte passata. Ecco, e per costruire il futuro io credo che un pochino di conoscenza del passato ci vorrebbe. Questo è quello. Noi non si sa niente della massoneria, non si sa niente di quanto abbiamo fruito anche dei destini della nostra storia. Ecco, io questa è una domanda che è venuta scaturita anche ieri al presente di un partigiano, e questa la faccio anche a lei. Influisce il fatto che noi non ci siamo affatto conti con il nostro passato? Io sono d'accordo con lei, e il problema è che vale per i rapporti con il fascismo e vale anche nei rapporti con la mafia, esattamente la medesima cosa. Il problema è che il nostro paese, purtroppo, diciamo, il nostro popolo, non tutto, non va mai generalizzato, ma una parte consistente, diciamo, degli italiani hanno un rapporto difficile con la giustizia e con la verità. È una questione che ha radici molto profonde nella cultura del nostro paese. Noi siamo indotti a perdonare, tra virgolette, senza conquistare la verità, mentre si può anche raggiungere processi di composizione, però si può raggiungere processi di composizione fra parti avverse che si sono diraniate in una guerra civile. Ci sono dei paesi nel quale ci sono stati processi di questo genere, ci sono state guerre civili alla fine della quale c'è stata una riconciliazione, ma non può avvenire una riconciliazione se non ci si riconcilia con il senso di verità e di giustizia di quel popolo. Allora questo non è avvenuto a ragione già all'epoca e continua a non avvenire, non è avvenuto con la mafia e continua ad avvenire. Io non credo e non so se c'è in corso una nuova trattativa, perché penso che non ce ne sia stato bisogno. Quella trattativa è stata a suo tempo stipulata, si sono realizzati degli accordi dei patti, e su quegli accordi e sui patti noi siamo ancora dentro quegli accordi e quei patti. E il processo trattativa era un processo disubbidiente rispetto ai patti, perché faceva parte del patto che la trattativa non doveva essere mai svelata, e quindi la magistratura ha disubbidito, diciamo, a quell'accordo che lo Stato per conto di tutti noi aveva stipulato a suo tempo, ed ecco la ragione per la quale quei magistrati, sia chi l'ha avviato dal principio come me, sia quelli che poi l'hanno continuato a portare avanti come Nino Di Matteo, ricevono certamente non un trattamento gratificante da parte dello Stato, ma un trattamento di isolamento e quasi di inserimento in una lista di proscrizione. E a questo ci dovremmo, diciamo, la parte invece che ha il senso di verità e di giustizia e ci crede dovrebbe ribellarsi quotidianamente. Allora, io credo che il ribaltamento della Costituzione sia iniziato immediatamente dopo il 48. Ricordate la legge truffa e tutto quello che c'è stato in relazione all'eliminazione della Norimberga italiana, tanto per fare due esempi papali. E ricordo anche che quando sono giunto a abitare a Milano, gli ex partigiani che avevano occupato posti pubblici mi raccontavano che erano stati tutti quanti rimossi e a questi posti erano stati reintegrati gli apparati dello Stato durante il periodo fascista. Per cui bisognerebbe anche fare un'analisi dettagliata su cosa è stato in quel periodo e tutto quello che è stato fatto in Italia per dimezzare o ridurre il valore della Costituzione. Perché di fatto a scuola non si insegna, pochi sanno o ricordano, soprattutto le nuove generazioni, questi fatti veri ed importanti. Allora, l'altro elemento. Allora, io dico, finalmente sento qualcuno che parla del secondo paragrafo dell'articolo 3 della Costituzione, il grande dimenticato. Che per esempio, che cosa significa?
tanto per fare un esempio concreto, la televisione è un servizio pubblico, paghiamo l'abbonamento, per quale motivo nessuno si indigna e chiede che questo sia un servizio di informazione pubblico fondamentale per creare e attuare l'articolo della Costituzione? Perché su questo non abbiamo mai fatto battaglia. Esiste tutti gli estremi per fare una class action contro il meccanismo di funzionamento, contro tutte quante le regole. Cominciamo anche a dare dei segnali intervenendo immediatamente su questo, che già sarebbe un segnale chiaro di presa di coscienza. Oggi ancora di più ci hanno fregato mettendo i 10 euro al mese sull'abbonamento della TV, in modo che la maggior parte della gente in bolletta non sa neanche che paga i 10 euro mensili. Allora, altro elemento. Allora, io credo in questo momento che l'altro elemento che credo sia stato un errore è dopo il 4 di dicembre aver di fatto smobilitato il Comitato Referendario Nazionale, perché di fatto l'ARPI si è subito defilato e tutta quella struttura che era in piedi si era organizzata e che aveva vinto solo la prima battaglia, non ha vinto la guerra, di fatto si è fermata e non ha continuato, chiamando a raccolta tutti quanti per organizzarci e per fare quello che dicevi prima. Questo che è un altro, io credo che sia un altro errore madornale colossale del quale, se facciamo l'elenco e chiamiamo in causa, non finiamo di fare l'elenco dei responsabili. Ad esempio, come mai due sindacati si sono tirati fuori dal comitato dal referendum, un altro c'è stato dentro tirato per i capelli e comunque in tanti hanno accettato e gli è andato bene che quel comitato sia finito e abbia smesso di avere il ruolo fondamentale di coordinamento che aveva prima. Queste cose oggi dovrebbero entrare nel dibattito, nel ragionamento fino in fondo, perché avevamo un elemento dove a continuare a lavorare. Perché è successo questo? Esistono le cosiddette cinghie di trasmissione che ancora non sono state tagliate perché in troppi ancora non riescono a levarsi di tasca quella benedetta tessera e continua a condizionare gli elementi, e alla fine dobbiamo cominciare a dire nome, cognome alle cose e capire. L'altro elemento importante è perché a sinistra non è un elemento aggregante che è quello dell'emergenza esterna di cui tu dicevi chiaramente gli elementi, però ognuno continua a voler mantenere la propria piccola, la sua bandierina, la propria torre d'avorio nella quale isolarci, invece che pensare che in questo momento c'è un'emergenza che mette a tacere tutto il resto. Quelle divisioni oggi non contano, non servono, sono solo dannose. Questi sono elementi che vanno messi ancora nel discorso. Io per intervenire così poi dopo una sola risposta. Sì, io faccio delle domande brevi. Sì, devo prendere appunto. Però delle domande brevi. La prima è quasi scherzosa, ma forse scherzosa, senza quasi. Una volta ho sentito dire ad Antonio Ingroia questa frase: un segreto è per sempre. Mi riferisco. Non lo so. È per sempre? Questa è la prima domanda. Sì, è per sempre. Va bene. Poi volevo chiarire un qualche cosa riguardo a una presenza che non viene quasi nominata, proprio fa lei un po' sfiorata, sono i servizi segreti. Hai parlato degli anni 70, è vero, bellissimo. Io provengo da quegli anni, figuriamoci, divorzio e quant'altro, tante leggi e soprattutto tanta presa di coscienza e tanta solidarietà, perché dimostra che quando ci si muove insieme nasce la solidarietà nasce quando si sta insieme e si fa qualcosa, non è un oggetto, un qualcosa che spunta chissà da dove. Bene. Ricordo che ho sentito un nome mentre parlavi di Provenzano tra gli inquirenti, un nome che mi ha ricordato, se non ricordo male però, mi ha ricordato un'altra indagine molto più antica del 69, durante una strage in una banca dove un indagato è volato chissà come, vabbè, che sta ancora è ancora un punto interrogativo, dalla finestra, un certo anarchico, Giuseppe Pinelli. E lì quindi, non si capisce bene cosa è successo, però c'era un carabiniere, forse un capitano, se non ricordo male, il nome era La Bruna. Bene, io l'ho visto di nuovo, l'ho sentito di nuovo durante le
sì, durante la storia di Provenzano, ma anche oltre Provenzano, anche a parte Provenzano, anche un'indagine di un tal Canale, per esempio, per fare un qualcosa che aveva sempre a che fare comunque con la mafia, non mi ricordo se con Provenzano o con Tutorina. Bene, a questo proposito ti chiedo, cosa c'entra qui e quanto c'entra i servizi segreti? Durante il maxi processo si è sottovalutato quello che ha detto Luciano Riggio. Luciano Riggio ha detto una cosa, forse l'ha detta così per millantare chissà cosa, no? Ma ha detto che io sono stato avvicinato dai servizi segreti per un colpo di Stato, che c'è sempre stato negli anni 70, ricordi Zipper, De Lorenzo, Maletti, tutte queste persone. Che ruolo hanno? Perché sono, quasi non se ne parla mai. Spuntano di tanto in tanto così con Rostagno, che forse ha visto, eccetera, forse con Ilaria Alpi, però è una presenza costante che non sappiamo noi come rapportarci con queste persone, non sappiamo chi sono, aleggiano in aria. Ho finito, questa è la mia domanda, vorrei qualche chiarimento in proposito, grazie. Ultima domanda, vedo di Ma io ho la voce che si sente. Non voglio fare una domanda, volevo focalizzare un punto che questa sera non è mai stato trattato né da Groia né da Emergency, ed è il discorso della guerra. Io sono una volontaria di Emergency e ho partecipato e partecipo a tutte le iniziative, da Andiamo Bella Ciao in piazza a Piombino 4 giorni fa, stasera e alle prossime che ci saranno, in quanto ritengo che una delle grosse eredità che abbiamo avuto dalla Resistenza è quella dell'articolo 11, cioè la Costituzione italiana dice che l'Italia ripudia la guerra, e questo è nato proprio da questi anni terribili in cui sono successe cose tremende che hanno portato veramente al disgusto per la guerra, a non volere che la guerra si ripetesse mai più. E in questo momento siamo in una situazione internazionale in cui c'è di nuovo la corsa agli armamenti, in cui si fa a chi ha la bomba più grossa e a chi ce l'ha più pericolosa e chi ne ha di più. Ecco, io credo che questo elemento è un elemento che, come compagni, come resistenti e come Emergency ce l'ha molto chiaro, che la guerra è il diritto fondamentale, cioè la negazione della pace è quella che toglie tutti i diritti, perché la guerra ti toglie dal diritto alla vita, al diritto all'istruzione, perché le scuole vengono bombardate, al diritto alla sanità, perché gli ospedali vengono bombardati, al diritto al lavoro, perché le infrastrutture vengono distrutte, al diritto a una vita di socialità, una vita di normalità, perché la guerra distrugge tutto, distrugge le relazioni fra le persone, distrugge tutto. Per cui io chiedo che questo argomento della guerra all'interno del festival venga portato avanti, come sto chiedendo all'interno di Emergency di riprendere una grossa iniziativa a livello nazionale contro la guerra, perché secondo me stiamo attraversando un momento molto pericoloso. 4 giorni fa a Piombino circolavano autoblindo mimetiche con camion mimetici che portavano container mimetici al porto. La gente si è un po' allarmata. Il giorno dopo c'è stata una risposta molto tranquillizzante sui giornali: no, che questa è una nave che va nella penisola arabica per fare delle esercitazioni. A me questo non mi tranquillizza assolutamente. Ecco. Poi lascio la parola ad Antonio Ingroia. Cristina ha perfettamente ragione, è un'osservazione che ci è stata fatta in varie occasioni, che in questi 5 giorni il tema della guerra nello specifico non è stato toccato in relazione ai scenari drammatici internazionali. Il problema è uno solo, ma è vero, e poi io e Cristina Grato ci conosciamo, facciamo parte della stessa associazione, ne abbiamo anche parlato in privato, e il problema è che questo festival lo abbiamo
organizzato e strutturato mesi fa. Trump non era nemmeno presidente degli Stati Uniti d'America, abbiamo cominciato a lavorarci sopra e quindi non era stata inserita nello specifico l'argomento. Ci auguriamo, e Cristina ci ha dato già una prima risposta, che questo argomento venga fuori, emerga, perché alla fine la guerra è l'ultima conseguenza di tutto ciò che ci siamo detti. Tutto ciò che ci siamo detti. Quando Ingroia all'inizio parlava di un regime globale e non più di un regime nazionale contro cui Ingroia diceva, durante la resistenza si combatteva contro il fascismo, che comunque era un regime nazionale. Qui siamo di fronte a un regime globale, tanto più difficile da individuare perché si nasconde meglio, è meno evidente, ma c'entra dentro e ci abbia il pensiero. Bene, un regime globale siffatto ci porta a una guerra globale. Su questo ne siamo tutti consapevoli. Io sono tra coloro che non ha, ho una figlia, e lo dico sempre con il groppo in gola, siamo di fronte a una guerra mondiale. Su questo siamo d'accordo, ed è qualcosa che non passa, la persona comune non lo concepisce. La guerra è sempre quella cosa che succede agli altri. Abbiamo difficoltà a pensare che la guerra potrebbe essere qualcosa qui a Follonica. La vediamo con gli effetti del terrorismo, no? La guerra che c'entra a casa attraverso il terrorismo, ma la guerra, quella vera, abbiamo ancora difficoltà a concepirla come qualcosa che può minacciare noi. Eppure siamo di fronte a uno scenario dove ci sono blocchi, l'est e l'ovest ancora, sembra di essere tornati indietro di qualche decennio, che si stanno minacciando ad armi nucleari. Quindi Cristina ha ragione, io aggiungo, abbiamo difficoltà a rimetterci insieme e non capisco perché. Abbiamo difficoltà perché io che ho vissuto tutta quella stagione esaltante dei primi anni del secolo, del 2000-2001, dalla guerra nella ex Jugoslavia, passando poi addirittura dalla Somalia, ma insomma poi io le prime manifestazioni le ho fatte contro bombardamenti su Belgrado in piazza San Giovanni a Roma, e poi c'è stato l'11 di settembre, poi c'è stata l'Afghanistan, l'Iraq e tutto ciò che ne consegue. Bene, tra il 2000 e il 2003 abbiamo dato vita a un grandissimo movimento contro la guerra, enorme. Il 15 febbraio del 2003 eravamo 3 milioni stimati a Roma e in tutto il mondo, non solo in tutta Italia, ma in tutto il mondo in contemporanea la gente era scesa in piazza. Cosa è successo poi? Non lo sappiamo, ma quella spinta, quell'entusiasmo si è spento. Anche noi dentro Emergency ce lo siamo chiesti, abbiamo anche scritto la serie, lo possiamo dire, perché non è... noi come gruppo, qui sono, visto c'è Sara, Cristina, c'erano Elisa, Michele, prima che sono andati via, in pochi abbiamo scritto la serie e abbiamo detto diamo vita a una grande manifestazione, Emergency si faccia promotore, promotrice di una grande manifestazione di piazza, chiami il popolo alla lotta, perché in questo momento... la guerra è una spada di Damocle veramente drammatica sulle nostre teste. Il movimento contro la guerra sta facendo fatica a rimettersi in movimento, scusate il gioco di parole, a rimettersi in marcia. Io non ho risposte. A Follonica ci siamo visti qualche settimana fa, ne abbiamo discusso con alcune associazioni, alcuni movimenti politici, però poi tutto si è arenato di nuovo lì. A Grosseto so che la prossima settimana ci sarà una prima manifestazione, non so in altre parti d'Italia. Io non ho risposte, però credo che Cristina abbia centrato un punto importante, e quindi l'appello a nome di tutta l'associazione Emergency, che faccio, c'è anche Michele qua, ci sono gli altri volontari, è quello di rimetterci in marcia contro la guerra, perché davvero siamo a un passo da una catastrofe globale. E ora passo la parola a Ingroia per le risposte alle domande che ci stanno. Grazie. Mi associo a queste ultime parole che condivido in pieno. Parlavamo e abbiamo detto che questa Costituzione va difesa, ma non va soltanto difesa,
per conservare, va difesa per attuarla anche nelle parti che non sono attuate. Purtroppo alcune delle sue parti più avanzate non sono attuate. L'articolo 3 della Costituzione che ho citato prima, l'articolo 11 altrettanto, perché quante sono oggi le cosiddette missioni di pace che invece di fatto sono missioni di guerra nelle quali le nostre truppe sono impegnate all'estero e che andrebbero immediatamente ritirate. Su questo si dovrebbe anche su questo creare un movimento di opinione, diciamo, forte. Quindi battaglie sulle quali impegnarci ce ne sono tante. Comunque non voglio naturalmente eludere le domande che mi sono state fatte, quindi rispondo per flash a tutte, sono un po' tante. E la domanda, diciamo, allusiva se il segreto è per sempre, la risposta è dipende che tipo di segreto, ma se sono segreti d'ufficio, anche quando non si è più magistrati si mantiene, diciamo, il segreto sul segreto d'ufficio che si è assunto. Poi ci sono è anche vero che io in qualche intervista ho detto che un popolo ha diritto alla verità, ci possono essere forme senza creare il segreto per fare sapere la verità, diciamo, però questo ci stiamo lavorando. E quanto riguarda il ruolo dei servizi, certamente l'ombra lunga dei cosiddetti servizi deviati, poi bisogna trovare quelli che deviati non sono, diciamo, nella storia del nostro paese, si è allungata su molti fatti di sangue, sia sulle strategie che hanno stragisti che hanno inseguito il nostro paese negli anni 60, negli anni 70 e poi sino ad epoca più recente. Riguardo i fatti più immediatamente legati alle cose di cui mi sono occupato in prima persona da magistrato, e cioè quelli di mafia, certamente non è un caso che uno dei processi che è giunto una condanna nei confronti di un uomo delle istituzioni, che riesco al processo Contrada, riguardava il dottor Contrada, che quando venne arrestato nel 92 era il numero 3, numero 2 per certi versi dei servizi segreti civili del SISDE, si chiamava dell'epoca, ed era un uomo che aveva fatto carriera proprio quando poi le sentenze, i collaboratori di giustizia ci hanno raccontato che lui aveva intensificato i rapporti con la mafia, cioè via via che lui era inizialmente un poliziotto antimafia. Quando era poliziotto antimafia non faceva carriera, appena sono cominciati i suoi rapporti nel mondo della mafia la sua carriera è cresciuta, diciamo, in modo galoppante, fino ad arrivare ai vertici dei servizi segreti. Questo è un esempio. E la trattativa è stata mafia di cui abbiamo parlato, e secondo l'accusa i uomini dei servizi segreti, i vertici dei servizi segreti, il generale Mori fra questi, che è stato capo dei servizi segreti nel periodo dei governi Berlusconi, è uno degli imputati in quel processo. Poi decideranno la corte d'assise se è colpevole o innocente, ma certamente se una trattativa fra Stato e mafia c'è stata, è ovvio che i servizi segreti hanno avuto un ruolo importante di interfaccia, di cinghia e trasmissione. Il caso Manca, di cui abbiamo parlato prima, secondo la dichiarazione di alcuni pentiti, ci sono stati coinvolgimenti nell'omicidio di servizi segreti. I servizi segreti avevano anche un ruolo di protezione della latitanza di Bernardo Provenzano, perché Bernardo Provenzano, come ho detto prima, era garante della Pax mafiosa. Esempi ne abbiamo purtroppo tantissimi. Vengo poi alle domande più, diciamo così, politiche sulla Costituzione. Credo anch'io che sia stato un gravissimo errore lo scioglimento di fatto, anche se formalmente esiste ancora, del coordinamento dei comitati costituzionali, e credo anch'io che il problema principale che sia nato è che è nata immediata una ostilità da parte delle strutture organizzate già esistenti, partiti e non solo partiti, temendo che stesse per nascere una nuova soggettività politica che ne avrebbe limitato i poteri e il ruolo di influenza. Purtroppo è la vecchia malattia della sinistra italiana, soprattutto la sinistra radicale italiana, dei partiti e partitini, nel quale ciascun leader del piccolo partito tiene a non perdere il proprio ruolo di leadership, ritiene che il contagio, la contaminazione con nuove strutture più ampie ne determini la perdita di indirizzo politico. Io ad esempio sono
presidente di un movimento politico, però a differenza di tanti altri, il nostro movimento politico, che si chiama Azione Civile, ha fra i suoi obiettivi quello di sciogliersi. Ogni tanto gli aderenti di Azione Civile mi dicono: ma come? Che movimento politico è il movimento politico che ha come sua finalità quello di sciogliersi? Ma perché io dico che non ha senso e non ha futuro una prospettiva di pensare che piccoli movimenti o piccoli partiti possano da solo diventare chissà cosa. Allora, io credo che ancora il tempo non sia totalmente perduto e si deve andare verso un momento, un nuovo momento, andando al di là del comitato, se i comitati non si riescono più a tenere in piedi, un nuovo momento nel quale si convocano e si mettono insieme in quello che io chiamo una sorta di stati generali per l'attuazione della Costituzione, cioè si mettono insieme a prescindere delle tessere che ci sono in tasca, sia chi la tessera ce l'ha, sia che non ce l'ha, ma dimenticandosi per un attimo della tessera che è in tasca, cioè non ragionando in termini di appartenenza, ma ragionando in termini di strategia e obiettivo da realizzare, creare un veramente movimento che dopo la resistenza abbia presente che occorre la liberazione e la ricostruzione. La ricostruzione parte da queste cose che abbiamo detto: l'attuazione della Costituzione, l'articolo 3, l'articolo 41, la parte dell'articolo 41 appunto dell'utilità sociale, della 41 e 42 della proprietà privata e dell'iniziativa economica, l'articolo 11 sulla pace e contro ogni forma di guerra e tutti gli altri diritti di cui siamo stati espropriati. Allora abbiamo la forza, abbiamo la fiducia, abbiamo... diciamo, crediamo che questa cosa si possa fare, e allora se ci crediamo dobbiamo avere il senso di responsabilità e metterci al servizio di questo progetto, ed è nell'interesse nostro, perché altrimenti la partita è persa per sempre, e ogni giorno che passa rischia di essere troppo tardi. Grazie. E poi devo scappare. Sì, allora... Tanto vedo che la gente sta già cominciando ad andare via. Io vi ringrazio a tutti. Volevo solo dire una cosa ultima: non è solo Azione Civile che ha come obiettivo ultimo quello di sciogliersi. Emergency lo diciamo sempre, che lo scopo di Emergency è quello di non esistere più, perché significherebbe che non c'è più bisogno di Emergency, quindi abbiamo costruito un mondo più umano, più solidale, dove i diritti sono affermati. Io vi ringrazio tutto, ringrazio Michele, ringrazio Antonio, ringrazio Francesco, ci vediamo alla Sala di Tirreno per la mostra, che è sempre aperta fino al 25 aprile.